L'Università degli Studi di Torino inaugura l'anno accademico 2017-2018. Sarà un anno positivo per quanto riguarda le risorse, in quanto nell'anno 18 e in prospettiva anche nel 19 avremo un grosso investimento in nuovi ricercatori e professori associati. Si tratta di 600 posizioni per il 18 e il 19 e avendo noi avuto una forte premialità per la ricerca, avremo un introito di 83 milioni per la ricerca a favore di 10 dipartimenti. Quindi l'università cresce. Gli studenti aumentano, sono 24, più 24% negli ultimi 4 anni. È chiaro che ci servono spazi perché l'aumento costante della nostra capacità di ricerca e del numero di studenti richiede una capacità di espansione che non può essere gestita interamente dall'università. Quali sono stati i passi avanti per quello che riguarda l'offerta formativa? Beh, i passi avanti sono ad esempio l'attivazione di nuovi corsi di laurea in inglese, penso al corso di laurea in medicina che abbiamo attivato quest'anno, che raddoppia il corso di laurea in medicina in italiano e che ha avuto un notevole successo e che ci pone tra i pochi atenei italiani che hanno un'offerta didattica anche per l'area medica in lingua inglese. I corsi più gettonati dagli studenti. Sicuramente management e economia. Molti corsi di scienza della comunicazione all'interno del Dipartimento di Politica, Cultura e Società, ma abbiamo avuto in questi anni, anche grazie all'apertura dei numeri d'accesso, un forte aumento di matricole a psicologia, a fisica, a chimica e in area scientifica e di questo siamo lieti perché c'è molto bisogno di laureati in materie scientifiche in questo paese. Quali saranno gli obiettivi futuri per l'Università di Torino? Beh, gli obiettivi sono quelli in qualche modo di lavorare sempre sul piano del miglioramento dei servizi, perché il cammino è sempre un cammino faticoso, lungo, ma su questo ci sarà l'impegno di tutto il personale tecnico-amministrativo e quindi l'impegno è di fornire servizi sempre migliori, sia ai docenti, sia al personale tecnico-amministrativo, ma soprattutto agli studenti. Cosa si augura lei personalmente? Personalmente di continuare a lavorare con questo bellissimo gruppo. Io sono fortunata, lavorare all'università è un valore aggiunto e quindi di continuare a lavorare all'università con questo bel clima, soprattutto costruttivo e di voglia di fare.